Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, prima di iniziare con questa storia vorrei innanzitutto ringraziarvi tantissimo per esservi iscritti a questo canale. Siamo finalmente diventati 60.000, ancora non ci posso credere, vi ringrazio veramente tantissimo. E grazie anche sempre per tutti i like che lasciate, anzi mettete mi piace anche a questo se volete che ne porto altri. E anche e soprattutto a tutti i commenti che mi fanno davvero molto molto piacere, oltre che aiutare anche l'algoritmo a indicizzare meglio questi miei video, quindi veramente vi ringrazio. Ringrazio anche tantissimo le persone che stanno lavorando all'editing di questi video e anche tutte le persone che comunque mostrano il loro supporto a questo canale. Vorrei anche dirvi, fare un po' un annuncio, che se volete seguirmi anche su Facebook, di ultimo sarò anche un po' più attivo sulla pagina, anche se i contenuti saranno un po' diversi, avranno un taglio più facebookiano, diciamo, quindi spero vi possano piacere anche i contenuti che porterò su Facebook. Se vi potesse interessare, andatemi a cercare Sebastiano Serafini in Giappone e mettete mi piace alla pagina. E inoltre vi ricordo anche, se volete, seguitemi su Instagram, che di ultimo sto postando veramente quasi una foto al giorno. E soprattutto, se volete suggerirmi nuovi casi o altro, potete farlo via direct message. Faccio un po' fatica a rispondere a tutti, però con calma cerco di farlo, perché veramente non sapete quanto siete importanti per me e mi aiutate anche a creare nuovi contenuti. Il video di cui parleremo oggi, infatti, è proprio un video che mi è stato richiesto su Instagram. Su Instagram ci sono state 3, se non 4 richieste per un caso che avevo trattato alcuni mesi fa. Sto parlando del caso di Boy A, però non avevo preso in considerazione magari alcuni dettagli che avevo omesso, perché tendevo a fare dei video più corti e soprattutto avevo la tendenza a dare più i fatti senza ragionare sopra magari a quello che ha portato un determinato assassino a prendere e compiere determinate azioni. In questo video cercherò un pochino di mettere da parte la mia emotività e cercare di essere, per quanto possibile, insomma non sono un criminologo, però essere un pochino più obiettivo possibile. E soprattutto per realizzare questo video mi sono anche affidato Claudia di Rome Tokyo One Way, che anche lei ha dato il suo contributo nella realizzazione di questo video, e vi invito anche, se volete, a vedervi la sua playlist Cronache Nere del Giappone, che realizza degli ottimi contenuti. In ogni caso, partiamo subito con questo video. Questo sarà il caso dell'omicidio di alcuni bambini a Kobe. 16 marzo 1997. Una bambina di 10 anni, gravemente ferita alla testa, era stata portata in ospedale perché purtroppo era stata colpita ripetutamente alla testa. Purtroppo le ferite erano troppo gravi e dopo alcuni giorni questa povera bambina ha perso la vita. Passate alcune ore, sempre a Kobe, c'è stato un altro incidente. Una povera bambina di soli 9 anni è stata ferita al ventre. Anche lei è stata soccorsa e fortunatamente lei si è salvata. Successivamente, esattamente il 24 di maggio dello stesso anno, scompare un bambino di nome Jun Hase, un bambino di soli 11 anni che aveva anche un lieve ritardo mentale. La polizia subito inizia le ricerche e sarà il 27 di maggio, tuttavia, che verrà fatta una terribile scoperta proprio dal custode di una scuola di Kobe, il quale, passando di fronte alla scuola, troverà la testa mozzata di quel povero bambino. Probabilmente quella testa è stata posizionata lì dal proprio aggressore, perché così tutti gli altri bambini l'avrebbero vista. Fortunatamente il custode ha notato questa testa prima che gli altri bambini arrivassero a scuola e quindi è stata subito avvisata la polizia. Tutto è stato quindi coperto e rimosso. La testa era stata rimossa con una sega a mano e tra l'altro la bocca era stata sguarciata dall'orecchio all'altro. In questa bocca era anche stata inserita una lettera scritta con dell'inchiostro rosso. All'interno di questa lettera vi erano queste parole: adesso inizio il gioco, non posso fare a meno di uccidere, desidero vedere la morte di qualcuno, non c'è nulla da fare. Sotto anche disegnato questa specie di croce e ha scritto school killer. Beh, in realtà non proprio school, perché ha saltato la lettera, quindi c'era scritto school
killer. Ma in ogni caso, quello che interessa a noi è come era stata firmata quella lettera. Era stata firmata con il nome di Sakakibara Seito. Gli ideogrammi del suo cognome, quello che sarebbe Sakakibara, sono formati dall'unione dell'ideogramma di alcol, l'ideogramma di diavolo e l'ideogramma di rosa. Si trattava comunque di uno pseudonimo. Scattano quindi subito le indagini della polizia e il 6 di giugno il giornale Kobe Shimbun riceverà una lettera in una busta dove non veniva indicato il mittente. Questa lettera era composta di 3 pagine per un totale di circa 1400 ideogrammi. Questo killer ha scritto in questa lettera che secondo lui la polizia doveva darsi più da fare e se mai fosse stato catturato la sua sentenza sarebbe stata indubbiamente la pena di morte per impiccagione. Ha anche detto cose molto inquietanti come solamente attraverso la morte questo killer si sarebbe potuto liberare da questo odio che lo perseguitava e solamente così avrebbe potuto ottenere un po' di pace. Si scaglierà anche contro il sistema scolastico giapponese che nel suo pensiero lo aveva reso una persona invisibile. I media riporteranno questa lettera, tuttavia nel riportarla verrà commesso un grave errore. Invece di Sakakibara, il nome di questo killer sarà riportato come Unibara, ovvero diavolo e rosa. Sakakibara non prenderà bene questo affronto e scriverà un'ulteriore lettera in cui dirà a questa redazione che se lo avessero irritato ulteriormente e avessero sbagliato ancora il suo nome, avrebbe iniziato a uccidere 3 vegetali alla settimana. Per vegetale Seibutsu lui intendeva essere vivente, quindi persona, anche perché nel resto della lettera verrà sottolineato che se voi pensate che io posso uccidere solo dei bambini, vi state terribilmente sbagliando. Le indagini continueranno e ovviamente la polizia non poteva sospettare che si trattava di un adolescente, pensava che si trattasse di un adulto. Tuttavia il 28 di giugno ci sarà un risvolto, verrà fermato infatti un bambino di soli 14 anni. Gli fu chiesto se conosceva la vittima, il ragazzino di 11 anni, Jun Hase. Questo ragazzino ha subito risposto di no, ma ciò si trattava chiaramente di una bugia, visto che era il fratello minore di un compagno di classe proprio di questo ragazzino. La polizia si era quindi insospettita e, mettendola alle strette, questo ragazzino ha infine confessato non solo di essere stato l'assassino di Jun Hase, ma anche di essere il responsabile della morte di Ayaka Yamashita. Lui ha detto che durante quel giorno questo boy A ha chiesto a questa ragazzina dove si potesse lavare le mani. La ragazzina molto gentilmente lo ha quindi accompagnato in una specie di fontanella lì vicino dove si sarebbe potuto lavare le mani. Quando tuttavia sono giunti lì, questo ragazzo ha iniziato a tirarle delle martellate e ha detto tra l'altro che in quel momento si è eccitato. Non si ricordava nemmeno quante martellate gli aveva dato. Successivamente sceglie di scappare immediatamente a bordo di una bicicletta. Vedrà poi quest'altra bambina di 9 anni. È quindi sceso da questa bicicletta e ha iniziato a spingerla e è camminato sempre più vicino a questa ragazzina. Sapete quando camminate un po' dorso dorso, quasi vi urtate, no? La ragazzina non si era accorta di niente, questo ragazzo le ha passato davanti, tuttavia ha sentito un dolore al ventre e quando si è messa la mano sulla pancia si è accorta che stava sanguinando. Boye dirà che era in possesso di un martello e di un coltello e dal momento che aveva appena provato a utilizzare il martello ora voleva vedere che cosa sarebbe successo utilizzando anche un coltello. Continuerà spiegando nei dettagli che cosa è successo con Jun Hase. Non abitavano poi tanto lontano e quindi un giorno quando lo ha trovato da solo gli ha chiesto se volesse andare con lui a vedere le tartarughe nel lago, in questa montagna che proprio c'era dietro la scuola. Su questa montagna c'era proprio una cisterna con dell'acqua all'interno delle quali c'erano delle tartarughe. Sarà proprio lì dove hanno trovato il resto del corpo di questo bambino. Lo ha portato lì, lo ha strangolato e poi l'ha fatto fuori, rimuovendone poi anche la testa, che se l'è poi portata a casa e poi ha scelto di metterla in mostra davanti alla scuola. Il tribunale dovrà quindi decidere che cosa c'è da fare, anche perché questo boy confesserà anche di aver provato ad assalire altri 2 bambini. Tuttavia questo tribunale si è trovato davanti a un grosso ostacolo perché i bambini al di sotto dei 16 anni per il Giappone non potevano essere incriminati come un adulto
e quindi, benché i crimini fossero estremamente gravi, questo tribunale si era ritrovato un po' con le mani legate. E tra l'altro questo bambino aveva anche diritto alla privacy. Infatti non verrà mai mostrato il suo viso, non verrà mai detto dove abitava o con chi abitasse o quale fosse il suo vero nome. Per questo motivo Sakakibara assumerà la denominazione di Boy E. Il tribunale manderà questo Boy E per una valutazione psicologica. Gli verranno poste moltissime domande, tra cui questa: quando tu ti masturbi per eiaculare, che immagine compare nella tua testa? E la sua risposta è stata alquanto inquietante, perché ha detto che pensa a un corpo senza testa, con il ventre tagliato, da cui vengono risucchiati gli organi interni. Ci si renderà conto quindi che servono delle cure specialistiche in una specie di riformatorio minorile, però dove ricevi delle cure specifiche proprio per la tua psiche. Non è proprio un carcere psichiatrico, ma un riformatorio minorile psichiatrico. All'interno di questi istituti i vari dottori cercheranno proprio di curare questi pazienti per poterli riabilitare a vivere in una società. Durante queste analisi psichiatriche emergeranno molti dettagli della sua infanzia. Tra l'altro si scoprirà che questo ragazzino aveva dei comportamenti sadistici sin da piccolo. Decapitava per esempio dei piccioni, prendeva delle rane, le metteva tutte in fila e poi ci passava sopra con la bicicletta, prendeva i gatti e li decapitava e tra l'altro eiaculava. Tutti comportamenti estremamente raccapriccianti e malsani. Era proprio attraverso queste torture che lui faceva a questi animali che questo ragazzo riusciva a provare finalmente del piacere. I medici indicheranno che questo ragazzo aveva delle immaturità sessuali e un'aggressività, la quale è collegata con questa presenza di sadismo. Un altro elemento che forse ha portato questo ragazzo ad agire in questo modo era questa mancanza d'amore da parte dei familiari, per via soprattutto della severissima educazione che gli era stata imposta dalla madre. Parlando un po' della famiglia di questo ragazzo, il padre faceva l'impiegato, però era una figura spesso assente che lavorava comunque moltissime ore e quando era un po' libero, magari nel weekend, andava sempre a giocare a golf. Nella sua famiglia poi c'erano due fratelli minori e la mamma. La mamma era quella che un po' gestiva l'intera baracca, se vogliamo, e portava avanti l'educazione dei figli. Tuttavia era estremamente rigida nei confronti del loro primogenito, appunto questo Boy E, come scriverà tra l'altro in un memorandum che poi pubblicherà. Questo memorandum chiamato "Ho partorito Boy E". I preventi di questo libro sono poi andati alla famiglia delle vittime, ma non c'ho la certezza di questo perché diciamo che ci sono delle informazioni un po' contrastanti. La madre in questo libro scriverà queste parole: E era il figlio maggiore e pensavo realmente che se lo avessi educato bene, poi i fratelli sarebbero cresciuti seguendo il suo esempio. Se piangeva gli dicevo di smetterla e dal momento che era il fratello maggiore gli strillavo contro in maniera estremamente rigida. Da questo memorandum si capisce come il rapporto tra questo boyé e la madre non era proprio quello che solitamente si ha tra una madre e il proprio figlio, anche perché questo boyé si sentiva come se ci fossero delle differenze. Perché lui veniva trattato in modo diverso? Perché non era il favorito della madre, magari ai suoi occhi? C'era quindi questa frattura tra figlio e madre. Dovete sapere che la madre in questo memoriale ha anche detto che non si era mai accorta di questi comportamenti malati del proprio figlio. Quando Boyer entrerà all'interno di questo riformatorio, era una persona che aveva completamente perso la sua voglia di vivere. Infatti, se vi ricordate, lui quasi, cioè non è che sperava, però diciamo che comunque aveva fatto intendere che in realtà lui avrebbe voluto la pena di morte una volta che era stato catturato. I medici si sono impegnati tantissimo nel cercare di recuperarlo e sono proprio partiti dalle sue relazioni, prima fra tutte proprio la relazione con sua madre. I medici speravano che riallacciando la relazione di Boyer con la sua madre probabilmente si sarebbe riuscito in qualche modo a placare questo odio che lui sentiva dentro. Lo staff andrà quindi a costituire una specie di pseudo famiglia proprio all'interno di quel riformatorio, dove un dottore farà la parte del padre, una dottoressa farà la parte della madre e pian piano aumenteranno anche i vari membri della famiglia. Ci sarà un fratello, un nonno, altre persone che interpreteranno altri ruoli all'interno di questa simulazione appunto familiare. Il tentativo era proprio quello di creare un rapporto di fiducia con questo adolescente, dandogli tutte le attenzioni e l'amore che magari non aveva ricevuto
quando era più giovane. Era anche un ragazzo, comunque capite, che non aveva alcun amico e per via anche delle sue perversioni, che una volta anche finito per confessare a uno dei suoi amici era stato etichettato come strano, cioè aveva detto a questo suo compagno di classe che lui provava eccitazione a maltrattare i gatti e la sua risposta è stata: tu sei hen, sei strano. E da quel momento in poi Boye aveva compreso che c'era qualcosa di strano in lui e per questo motivo non si era mai più aperto con nessuno e non aveva mai più avuto il coraggio di parlare con nessun altro. E la madre, tra l'altro, anche se gli assistenti sociali gli avevano riferito che avesse dei problemi e appunto gli avevano consigliato di non pretendere più di tanto da questo adolescente perché già c'aveva tutti questi problemi, invece lei, imperterrita come una solita tiger mama, continuava a tartassarlo in ogni modo. In ogni caso, questi dottori riscontreranno tre problemi fondamentali che aveva questo boy E. 1. Il sadismo sessuale. 2. Il disturbo della condotta che crea aggressività verso le persone e verso gli animali. E 3. Un disturbo dell'attaccamento con i genitori. Quando E entrerà in riformatorio, era estremamente nervoso e diffidente e aveva come questo atteggiamento di sfida nei confronti del personale. Aveva anche dei comportamenti estremamente egocentrici e deviati. E con la terapia cognitiva comportamentale, pian piano sembra avesse iniziato a prendere proprio fiducia con i vari membri del team che lavoravano in questo istituto. Ha iniziato quindi a esprimere il proprio io e anche ad ascoltare le opinioni degli altri. E probabilmente, iniziando anche a ascoltare gli altri, ha iniziato magari a internarle, a fare dei paragoni, a ragionare sulle proprie azioni, eccetera eccetera. Passati 2 anni, per questo motivo, grazie a tutti questi miglioramenti che stava poco a poco facendo, gli è stata data la possibilità di partecipare a un evento comune, una specie di festa di Natale che avevano all'interno del riformatorio, anche perché fino a quel momento Boye era sempre tenuto in isolamento. Le è anche stato fatto leggere il memorandum che era stato scritto dalle famiglie delle vittime. Questo caso ha letteralmente sconvolto il Giappone e se ne è parlato tantissimo, tant'è che la dieta giapponese ha abbassato l'età minima da 16 a 14 per avere una responsabilità penale. Tuttavia nel 2004 ci sarà il caso di Girl A, un caso di cui ho già parlato in un altro video, che a 11 anni ha fatto fuori una sua compagna di classe, quindi ancora più giovane. E anche in quell'occasione si era pensato di abbassare nuovamente l'età per far sì che anche i minorenni di età di 11 anni fossero punibili legalmente. Ad ogni modo, per il momento l'età è ancora sui 14 anni. Spostiamoci adesso all'11 marzo del 2004. Quando Boye sarà rilasciato in modo provvisorio. Non è ancora libero al 100%, però è comunque fuori da quel riformatorio. Per la prima volta sono stati informati i familiari delle vittime che questo Boye sarebbe uscito. Tuttavia il nome non è stato rivelato. Tra l'altro però, anche se è stato rilasciato, non è mai stato detto chi fosse questo ragazzo. Probabilmente potevano intuirlo, però non c'era la certezza. Non si sapeva il nome, non si sapeva la sua faccia. E quindi immaginatevi come sia l'opinione pubblica che soprattutto gli abitanti proprio di quel paese quanto si sono arrabbiati. Questo ragazzino che è rimasto in carcere dai 14 ai 21 anni, poi esce. In ogni caso immaginatevi, cioè dai 14 ai 21 anni com'è possibile che sia fuori? Posso capire e veramente riesco proprio a percepire che cosa possono aver pensato i familiari e gli amici di queste vittime. Cioè io mi chiedo voi se riuscireste a dormire tranquilli a sapere che un ragazzino che si è comportato soli 7 anni prima in quel modo adesso è libero e non sapete neanche che faccia ha e magari vive nel vostro paese. In ogni caso, una volta rilasciato, questi primi 8 mesi li ha passati in un appartamento che gli è stato fornito dal comune. In quegli 8 mesi gli è stato anche insegnato che cosa fare nella vita per potersi mantenere e lavorare e ha iniziato a trovare una serie di lavoretti tutti part time. Lavori come aiutare nella pulizia dei parchi e tra l'altro uno del responsabile ha detto che comunque era una persona molto seria, non dava mai fastidio e lavorava duramente. Successivamente, il 1 gennaio del 2005, è finalmente diventato una persona libera al 100%. Gli psichiatri hanno ritenuto che questo ragazzo fosse recuperato e pronto a vivere nella società e
poteva diventare quindi parte attiva di essa. Viene rilasciato quindi nel 2004 sotto sorveglianza e nel 2005, dal momento che non aveva dato alcun problema, è stato rilasciato, non ha più nessun tipo di obbligo e non viene neanche più monitorato. E dopodiché scompare completamente dalla mappa, nessuno sa più dov'è, che cosa sia, che cosa abbia fatto, eccetera, eccetera. Boy E ha anche scritto delle lettere alle famiglie delle vittime. La madre di Ayaka le ha gettate tutte, mentre il padre di Hase ha scelto, il ragazzino di 11 anni, ha scelto di leggerle tutte. Tuttavia ha detto che all'interno di queste lettere non ha mai trovato delle vere e proprie scuse, benché avesse ricevuto una decina di queste lettere. E queste lettere sono sempre state mandate a lui il giorno della commemorazione della morte del figlio. Avrà anche modo di andare a incontrare questo padre e passerà assieme alcuni giorni. Successivamente non contatterà mai nessuna delle familiari delle vittime o tantomeno la propria famiglia. Nel 2015 Boy E scriverà anche un libro intitolato Zecca. Scriverà tutto quello che è successo, ma lo fa in modo così dettagliato che lascia anche il lettore un po' perplesso su magari quali potevano essere i sentimenti dello scrittore. Per esempio, lui in questo libro scriverà: lasciatemi confessarvi qualcosa. Ho pensato che la vista della testa di June lì davanti al cancello della scuola elementare fosse una bellezza. Ho sentito come se fossi nato solo per vedere questa bellezza eterea e ho pensato che avrei potuto morire. Inoltre dice anche che aveva tutte queste forme di sadismo nei confronti degli animali, eccetera, eccetera. E tuttavia, dopo un po', questo non gli bastava più e per questo motivo aveva deciso di passare allo step successivo. Lui scriverà e rivelerà che quando ha mozzato la testa di June e se l'è portata a casa, ha preso questa testa, se l'è portata nel bagno e ha profanato questa testa. Spero che capite che cosa voglio intendere con profanato quella testa. Capite questi come sono dei dettagli assolutamente orribili? E in questo epilogo di questo libro lui dice che ha questa colpa che lo perseguita e ha detto che se non avesse scritto questo libro lui non sarebbe più riuscito a vivere. Offre quindi le scuse ai genitori delle vittime, dicendo che adesso capisce la gravità delle proprie azioni. Lui dice che non avrebbe potuto trovare uno spazio in cui vivere portandosi addosso il peso dei suoi crimini se non quindi scrivendo proprio questo libro. Lui praticamente racconta tutto e lo fa con le sue parole proprio per potersi riprendere una vita. E lui dice alla fine che dopo tutto ha finito per amare proprio questa sua vita, quella che tanto voleva che gli venisse tolta. Vi ricordate, all'epoca dei fatti lui comunque voleva morire, lo scrive anche nella lettera al giornale di Kobe. Oltre ad aver pubblicato questo libro, lo manderà anche alle famiglie delle vittime e come potete immaginare lì è saltato fuori un putiferio. Immaginatevi le vittime che a leggere questo libro ne sono rimaste sconvolte. Non erano state nemmeno informate dalla casa editrice che questo libro sarebbe stato pubblicato e hanno subito richiesto che fosse bloccata la vendita di questo libro. Tuttavia, in Giappone vi è il diritto di libertà di stampa e di parola e quindi questa vendita non è mai stata bloccata. Solamente nell'area comunque dove vivevano le vittime, tutte le librerie si sono rifiutate di ordinarlo o averlo in magazzino. Un libro che tra l'altro si può trovare anche tranquillamente su Amazon o nei negozi Book Off, mi è capitato di vederlo. Ovviamente ci sono state anche moltissime critiche nei confronti della casa editrice, che tuttavia si è giustificata dicendo che questa era una delle rare occasioni con cui si poteva proprio sentire che cosa avesse da dire proprio questo criminale. Era magari un qualcosa che poteva aiutare anche i criminologi e chi studia questi casi, perché appunto punta una luce diretta proprio su tutte quelle sensazioni e emozioni che questa persona che soffriva di queste patologie soffriva e sentiva. Quindi praticamente questa casa editrice ne vanta una specie di valore per quanto riguarda un discorso sociale. Nel 2015 tra l'altro sono arrivati anche a fare la seconda ristampa, dal momento che questo libro ha avuto un certo successo. I profitti di questo libro tuttavia non sono andati alle vittime, ma sembra che siano andati per lo più a questo Boy E. Quindi capite, posso capire perché molte persone si siano alterati, perché le vendite non erano assolutamente poche. Sempre nel 2015 è anche emerso che Boy E aveva un sito web chiamato L'insostenibile trasparenza dell'essere. Questo sito non è più attivo. Ad ogni modo, questo Boy E, dovete sapere che era riuscito anche ad avere un certo following. C'erano infatti delle persone che erano quasi delle sue fan. Nel 2015 il settimanale Shunkan ha completamente scelto di violare la legge sulla privacy e ha scelto di pubblicare le foto di Sakakibara Seito, di quando aveva 14 anni e
ed era uno studente, rivelando il suo vero nome, dove abitava e che lavoro faceva. Il settimanale si è giustificato dicendo che, secondo la redazione, il pubblico aveva il diritto di sapere. Sakakibara ha subito cambiato casa, ha cambiato lavoro, cercando e riuscendo a rendersi introvabile. C'è chi ipotizza che si sarà fatto una plastica facciale e sembra anche che fosse riuscito a sposarsi con una fan e avesse anche una figlia. Questo è tutto quello che avevo da dire su questo caso. Ancora una volta grazie a Claudia per avermi fornito tutte queste informazioni. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace e spero davvero di potervi vedere nel prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao.